E tu che ci fai qui? Io viaggio da solo, capito? Felicino, speriamo che stavolta tu lo abbia cotto bene. Signore, ti ringraziamo per questo cibo e per la gioia della fratellanza in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Proprio adesso. Ma chi può essere? Avanti! Come vai qui? Non avevamo un appuntamento? 4 anni fa. Beh, meglio tardi che mai, no? Fratello Felicino, non è proprio il caso. Vieni, scusa. Hai letto il libro? Allora parti. Ma che ci vai a fare? Vorrà trovare un po' di pace, no? Priore, se questo uomo vuole veramente partire, allora, con umiltà, dico che ha bisogno di un buon auspicio, di un nome nuovo. Allora, ti piace Tommaso? No. Ma come? Vedere per credere? Bellissimo. Fai Thomas, che a lui sta meglio. Thomas, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che botta. Poi comincia a mangiare. Vieni che ti accompagno. È di casa mia. Se non torno. Vai verso sud? Sì. Mi daresti un passaggio? Io viaggio da solo. So essere muta e invisibile. €20? Dove vai stavolta? Verso sud. Aspetta, torno sud. Oh, mi sei mai fregato, porca miseria. Eccola! Vieni qui! Vieni qua! A chiappa! Il resto! Lui mi voleva dare un passaggio, vero? Sta stronza, ha qualcosa che ci appartiene, quindi smamma. Ah, sì, sì, già. Scusa!
scusate! Dove ti devo lasciare? Perché viaggi da solo? Perché ti rincorrevano? Perché gli stavo simpatica. Offrirti qualcosa da bere per sdebitarmi? No, grazie, ma io ho fretta. Mi devo imbarcare per Barcellona. Ti lascio qui. Anch'io vado in Spagna. Andiamo dalla stessa parte. Strana la vita, no? Ma sei sicura? Sicurissima. Mi segui? Senti, pago io, così mi sdebito per la padellata. E comunque sono Lucia. Beh, e tu come ti chiami? Io mi chiamo Thomas. Perché vai in Spagna? È una cosa mia personale. Ah, ho capito, c'è qualcuno che ti sta aspettando. Non è così. Vado in Spagna per rileggere questo libro nel deserto. In Spagna c'è il deserto? Piccolo, ma me lo faccio bastare. Mm-hmm. E chi è sto carretto? Io ho fatto lettere all'università e non l'ho mai sentito. Lui era un po' ribelle. Era direttore di un'importante associazione. Ma poi ne ho avuto una chiamata. Al telefono? Vabbè, me lo presti? Non è un libro per curiosi. Senti, ma veramente tu te ne vai là giusto per leggerti sto libro? Sì. Tu sei un po'... Scusa, sei un po' fuori. Tu dici? Ma stai attento a non divertirti troppo. Me lo ridai quando sbarchiamo. E tu perché vai in Spagna? Vado a trovare mia zia, è una scrittrice, e trova l'ispirazione sempre in un posto diverso. Pensa che durante un suo viaggio ha anche incontrato l'uomo della sua vita. E poi l'ha perso. Il conto. Ecco. Grazie. Vi posso offrire un amaro? No. Perché no? Come mai quei due ti inseguivano? Vieni a vedere la scia. Perché cambi sempre il discorso? E tu perché mi fai queste domande? Quel portafoglio che hai pieno di soldi non è tuo, vero? L'hai rubato. È solo che il mondo lo vedo a modo mio. E come? Mi ricordo di una volta, avevo 5 anni, d'estate andavamo in campagna e quell'anno faceva molto caldo. Fuori dalla porta della cucina c'era questo formicaio e poi di nascosto prendevo la zuccheriera. Poi tornavo da loro e mettevo un po' di zucchero davanti. E loro trovavano il mangiare davanti casa senza dover fare tutta quella strada. Ero felice. Poi però un giorno mia nonna si mise a urlare. Oddio, oddio, le formiche. E con i suoi stivali di gomma si mise a pestarle. E io strillavo, no, nonna, no. Non avevano anche loro diritto di vivere?
Tu hai il Weltschmerz, il dolore del mondo. Cosa? Cos'è che ho io? Imbecille. Il Weltschmerz. Il dolore del mondo. E chi se ne frega del dolore del mondo? Non sono mica una super sfigata io. Cosa gli sembro? Leopardi? Lord Byron? Paperino? Fammi dormire con te. No. Thomas. Ciao. Mi dispiace. Chissà come ero ridotta. Vuol dire quando correvi nuda per il corridoio? Come ci va da tua zia? Viene lei a prendermi al porto. Ah, bene. Così adesso starei con lei. Sì. Si avviserò i signori passeggeri che lo sbarco da Barcellona avverrà tra mezz'ora. Allora, ci salutiamo. Tutto ok? Mia zia mi ha mandato un messaggio che non può più venirmi a prendere. Così? All'ultimo momento? Sì. Dove abita tua zia? A Malaga. A Malaga? Ma lontano da qui. Tu vai in quella direzione, vero? Sì. Ma io viaggio da solo. Che fai, non parti? E tu che fai, non sali? Pasta bionda non la bevo
Ma tu che ci fai qui? Ah, carino. La moto. La moto. Hola, pequeña Amazone. Estamos yendo a Granada, a un encuentro. ¿Te quieres venir con nosotros? No, mi dispiace, ragazzi. Gli ho dato la mia parola. Senza di me non se la caverebbe. ¿Y ese quién es? Lui è uno cui sto dando un passaggio. Adiós, pequeña Amazone. Allora, piccola Amazone, me lo dai un passaggio? Woo! L'hai addestrata bene questa bestia, ti assomiglia! Ci fermiamo? Va bene! Grazie. Lo so quanto ci tieni. Dai, andiamo in spiaggia. Sai come mangiavano l'uva i contadini? Un chicco d'uva e un pezzo di pane. Buono, eh? Quest'uva ci è stata gentilmente offerta da quei due idioti dell'autogrill. Sembrava Pinocchio tra i due carabinieri. Uno era ubriaco fradicio. A un certo punto ha tirato fuori questo portafoglio gonfio come un rospo in amore. E quando l'amico è andato in bagno, è stato un giochetto da ragazzi, anzi, da ragazza. In quel momento sì che mi sono sentita viva. Viva come un pesce in acqua. Attenti, pescetti, arrivo! Anche tu!
all'albergo. Era ora, ho sedere a pezzi. Io domani da qui taglio per il deserto. E tua zia? Arriverò domani da Malaga, la vado a prendere alla stazione. Sei sicura? Sicurissima. Meno male. Visto che giornata? Bellissima. Ti ho fatto portare un cornetto. Ti piace? Grande. Tu quando è che ti metti in moto? Subito. Io voglio arrivare con la luce. Sì, fai bene. Di notte potresti sbagliare strada. Questo è il mio. Non dici niente. Lo sapevi? Sei rimasto con me perché ti faccio pena. Tu pensi che io sia una pazza, vero? Guarda che il pazzo sei tu, che te ne vai nel deserto a leggerti una stronzata di libro, sei uno... Vattene nel tuo deserto. Io me la cavo da sola.
Direi che ti sei ripresa proprio bene. Le sostanze tossiche presenti nel fumo sono sparite dai polmoni. Allora domani me ne posso andare? Sicuro. Ah, mi olvidava. Quello che mi avevi chiesto. In cucina mi hanno domandato che ci avrei fatto. Dottoressa, come sta? Bene. I polmoni sono puliti e anche il cuore non ha avuto problemi. Il cuore? Ma lei non è il padre? No. Allora mi scusi, lei ha detto anche troppo. Chi è? Thomas. Aspetta, aspetta, aspetta un momento. Entra. Ciao zia, come stai? Scusa se non sono venuta all'appuntamento. Non ti dico cosa mi è capitato. Ti racconterò. Ci vediamo domani? Sì, non vedo l'ora. All'hotel. D'accordo. Ciao zia, a domani. Ascolta, Thomas. Mi dispiace di quello che ti ho detto. Non mi ricordo. Domani mi dimettono, finalmente. E da domani starò con mia zia. Allora, finalmente tu puoi andartene nel deserto. Ma se tu vuoi, io ti tengo compagnia fino a domani. Il deserto ti aspetta. Io ho mia zia. Con lei starò benone. So cosa pensi. Ti prometto che non farò più cavolate. Ciao. Thank you.
¿Turista? Sí, no tenga miedo. Deja paso, que es una turista. Mira, mira el toro. Vaya. Buongiorno. Cosa ci fai tu qua? No? Ma guarda te. Questa non è marmellata per scorpioni. Capito? Ecco. Sono venuta a ridarti il libro che mi hai prestato. Grazie. Tanto ce n'avevo un altro. L'hai letto? No. È freddo. Me lo rifai? È buonissima. Questo è il momento più bello della giornata. Non vedo l'ora che venga domani per sedermi di nuovo qui. Ma non ti rompi a vedere tutte le sere lo stesso film? Non c'è nessuna zia, vero? No. Allora, d'accordo.
Basta domande su tua zia. E dove vai? Vado ad ascoltare un po' di musica dalle parti mie. Ti dispiace leggermi un po' di Carretto? Qua ci metto un po' di tempo col fuoco. Maria, beata te che hai creduto. Come hai fatto a continuare ad avere fede mentre crescevi Gesù? Cioè a credere che quel bimbo, mentre gli facevi fare la pipì in un angolo, proprio lui era il figlio di Dio. Cominciamo bene, Dio che fa la pipì. Va avanti. Bisognava ricominciare da capo, come con la Bibbia, considerata ai tempi della mia giovinezza un libro proibito. Vabbè, la Bibbia è un libro proibito, questa non la sapevo. Non sei l'unica. Nel deserto conobbi Tuareg. Ero venuto a sapere che una ragazza dell'accampamento era stata promessa sposa ad un ragazzo. Finalmente, sposa, ragazzo, questo sì che è interessante. La ragazza non era ancora andata ad abitare con lui. Io avevo collegato questo fatto al brano del Vangelo, dove Maria era stata promessa a Giuseppe, ma non vivevano ancora insieme. Beh, altri tempi. Leggo, leggo. Allora, 2 anni dopo, ripassai dagli amici Tuareg e chiesi se il matrimonio fosse avvenuto. Notai nel mio interlocutore un turbamento. Poi si passò la mano sulla gola, come per dire: la ragazza è stata sgozzata. Cinque minuti di riposo. Continua tu. Io mi sono stufata. Prima del matrimonio, la famiglia l'aveva scoperta incinta. Anche Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, prima di andare ad abitare insieme a Giuseppe. Piccola, indifesa Maria, col suo ventre grosso. Io, in quella notte buia, non vedevo le stelle, ma intorno a noi tanti occhi di tutti gli abitanti di Nazareth che spiavano quella ragazza madre e dicevano: come hai fatto ad avere quel figlio, sciagurata, scostumata? Che rispondo a quelli che mi insultavano? Che a Dio il padre di questo piccolo? Chi mi crede? Dolce Maria, piccola ragazza madre, come fai ad affrontare tanti nemici? Chi ti crederà? Quella sera sentii per la prima volta che mi stavo avvicinando al mistero di Maria. La sentivo vicina. Non era più sull'altare come una statua immobile, ma era mia sorella, seduta vicino a me. Me ne vado a dormire. Buonanotte.
Lucia! Lucia! Guarda qui. Beh. Ma come beh? Un fiore così, che nasce in questa zona. E allora? Non mi avrei mica svegliata per farmelo vedere. Ma ieri non c'era. Sì, e magari domani non ci sarà più. Ci capisci qualcosa qua? Me ne voglio andare via. Allora? Bisogna cambiare i fili dell'accensione. E ce li hai questi fili? No, ma quando vado in paese te li prendo. Ho dato un calcio al fiore. L'ho distrutto.
lasciato pure a secco. ¿Eres italiana? ¿Por qué no te sientas con nosotros? No. Déjala, es una estúpida. No vale la pena. ¿Quién te crees que eres? Eres como todas. Venga, resto. Gracias. Esta mañana pasó por aquí una chica con cabello castaño. ¿Es una motocicleta muy grande? No, no, señor. Perdón. ¿Has visto una chica con cabello largo y una motocicleta grande? No. Por favor. Yo la he visto, pero es una puta. ¿Te la quieres llevar a la cama? Una gran bella puta. Yo también la he visto. Hombre, hacemos una cosa. Primero me la faccio yo, y después te la fai tú. Te voy a matar, cabrón. ¡Tranquilito! ¡Has terminado! ¡Todo aquí! ¿Te has hecho daño? ¿Ya está pequeño? Questi fagioli fanno schifo, vero? Molto schifo. Prego, signor. Grazie.
Thomas, sei qui? Mi rubi la moto. Te ne vai di notte. La mattina dopo non è ritornata. La moto non c'è. Lucia non c'è. Cosa devo pensare? Dimmelo. A Lucia è successo qualcosa. Ha avuto un incidente. Magari di notte uscite di strada. Nel buio nessuno la vede, nessuno la trova. È ferita? Oppure peggio? Ma va. Maria, correvamo no! Sei mujeres, son muchas mujeres! María, ¿dónde vas? ¿Estás loca? ¿Dónde vas? ¡Ey, chica! El hombre está muerto, muerto. ¿Qué estoy diciendo? De verdad, está muerto. ¿Dónde está? Fuera del cercado de caballo. Valeva la pena farmi il deserto a piedi. Speriamo che parta. Parte, parte. Ci ho messo le mani io.
Vedi quelle stelle che formano una specie di teiera? Quella è la costellazione del Sagittario. Sì, giusto. E lassù, più in alto a sinistra, vedi quelle quattro stelle che formano un quadrato? Ah? Quello è il tuo tatuaggio, Pegaso, cavallo alato degli eroi. Sì, giusto, ma... Beh, modestamente me ne intendo. Da bambina, quando ero di impiccio, mi scaricavano al planetario. Mi piaceva da matti. Guardavo le stelle, speravo che non venissero a riprendermi mai. Sognavo anche di vedere le luci del nord, l'aurora boreale. Stare qui tutta la notte a guardare queste stelle, lo desidero proprio come quando da piccola stavo al planetario. Forse ti piace guardare le stelle perché desideri qualcosa. Che c'entra? C'entra. Perché la parola desiderio vuol dire nostalgia delle stelle. In latino stelle si dice sidera. E de vuol dire mancanza. De sidera. Mancanza delle stelle. Così ogni volta che tu dici io desidero, in realtà tu stai dicendo mi mancano le stelle. Io credo che tutti noi, in fondo, desideriamo qualcosa di più grande. Forse, forse l'infinito. Lucia, che c'è? È per questo che sei venuto qui. Per ascoltare l'infinito. L'infinito è una stronzata. Io voglio vivere. Voglio solo vivere. Ho paura. Dove? Dentro. Non ti preoccupare. No, io mi preoccupo, è grosso come un topo. E allora è piccolo. Senti, chiudi la porta, dopo. Chiudi, 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 chiudi. L'hai trovato? Ancora tu. Sei un capoccione. Ti appunto? Sei morto? Apri. Lo porto via. Non lo vorrei mica ammazzare, vero? No, non è il caso. Per quanto ha abbastanza veleno da ammazzare un cavallo, vero? Anche un elefante. Ti poggio qui, eh? No, 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 così vicino, e se poi torna? E se torna lo riprendo e lo porto più lontano. No, portalo adesso più lontano, per favore. Magari la famiglia da queste parti. Ma lo sai che fanno nidiate anche di 40-50 scorpioncini.
Ecco. Vai dalla tua famiglia. Carretto si domanda come sarebbe stato se lui, come bambino di 10 anni, si fosse trovato a Gerusalemme in quei giorni. Allora, l'hai letto? Ho trovato questa. Che è sta musica della nonna? Vabbè, roba da matti a quest'ora. Adesso vede. Che succede? È successo che una tua canzone vintage mi ha svegliato alle 6:30. Ecco perché mi sono addormentato. Io stavo ascoltando il notiziario quando è partita quella musica ridicola che mi ha fatto da ninna nanna. E pensare che molti anni fa alle ragazze piaceva quella musica e ci ballavano anche. Beate loro. Devo andare in paese. Che moto prendo? Tu che dici? La mia. Sì, solo solo stavolta ti arrisicavi a tirarmi il bidone. Ciao, zia. Scusa, adesso ti chiami Rosy Florian? Sì, fa chic. Anzi, radical chic, è un cognome veneto. Posso leggerlo? E ora basta con le distrazioni. Parliamo di cose serie. Perciò, ma dico, ti rendi conto? Ma che come nasti? Ci lasciasti un biglietto nel comodino di tua cugina Paola e ci scrivesti che venivi da me a Malaga in autostop. Ma che si scimonita? In autostop.
Ho incontrato uno che mi ha dato un passaggio. Sai com'è? Lucia. Te lo faccio conoscere. Spero che questo non è l'ultima dei due pazzie. Lui è il mio amico Thomas. Santa Brigida, regina d'Ungheria. Un hippie in ritardo. Thomas, lei è la famosa zia Rosari. Rosy. Rosy Floriana, la scrittrice. Quella che non esiste? E questo qua andava bene anche zia Rosaria. Tutto molto affascinante. Epico. Però ora, Monene, va. Portami nel tuo albergo. Io dormo lì. Ah? Questa è l'ultima delle tue minchiate. Anzi, no, questa è una tua ex minchiata. Non lo è più. Picchiora tu ti pigli Robby e ce ne torniamo in hotel. Mi ha fatto tanto bene stare qui. Fammi restare ancora questa notte. Nemmeno, va. Allora ci vediamo domani. Mi raccomando. Ma quantezza urto, cafone! Sto tassista, ci avevo detto di aspettarmi! Dai, ti porto io. Piuttosto me ne torno a piedi. Signorina Rosy, visto che vado in paese, gradirebbe di fare il viaggio sulla mia moto. È più comoda di quella di Lucia. Ah, sì? Ciao. Ciao. È stato un piacere, Rosy. Piacere tutto mio, Thomas. Allora, arrivederci. Come mai hai fatto il fuoco qui? È proprio in mezzo alle nostre capanne. Sono esattamente 15 passi da ciascuna capanna. Volevo dirti una cosa di me in un bel posto. Allora è una cosa bella. Vedi questa collana che ti piace tanto? Me l'ha data mia madre. Ma me l'hai già detto. Sì, ma non ti ho detto che l'ha fatta lei. Lei era un'indiana dell'Alaska, una Inuit. E io sono nata lì, in Alaska. In Alaska? E ti volevo anche dire che... Non so come dirtelo. Però prima ti voglio dire un'altra cosa.
L'infinito non è una stronzata. E io non ho più paura. E Thomas, non devi avere paura nemmeno tu. Il mio cuore, portami alla roccia. Chiamano ambulanza. No, portami alla roccia. Quella del fiore, sbrigati. Se mi vuoi bene, sbrigati. Doveva succedere molti anni fa. Il fiore c'è. Sì, è uguale all'altro ed è vivo. Per me, io l'ho vista, Mariam, e so che mi vuole bene. Lucia. Tu mi ami? Sì, io ti amo. Thank you.
Lucia mi ha soltanto detto del cuore, ma nient'altro. Non ti devi sentire responsabile. Il suo cuore, così fragile, aveva retto fin troppo. Amico, sono io! Sono frate Felicino! Ma va? Si dice che non ti sei fatto vedere più da nessuno? Siamo preoccupati in convento. Tanto che mi manda il priore. Mi ha detto che devo farti opera di conforto spirituale. Ho pensato tanto a te nel deserto da solo. Povero nel deserto da solo, però mi hai anche ispirato. Perché ho pensato, di sicuro lui è solo nel deserto. E su questo non ci piove! Hai capito? Su questo il deserto non ci piove! E beh, per forza il deserto è deserto, come fa a pioverci? Hai capito? Amico mio, quanto ti voglio bene! Senti, senti, quest'altra non può non piacerti. Piace perfino al priore. Qual è la malattia preferita dai vecchi? Frate Felicino, non lo so. L'iperpensione! Eccolo, stai sorridendo! Dirò al priore che ho portato a casa la mia opera spirituale. Il tuo morale è alle stelle. Ti voglio ben. Ciao, fratello. Siamo al forcing finale. È l'ultima chance per pareggiare. La palla esce fuori. Retropassaggio all'indietro. Tenterà il cross. Lo effettua. C'è Lukovic. Tenta il colpo di testa. Il portiere esce. La palla resta. Ciao, Thomas. Stamani all'alba tu dormivi ancora. Io invece guardavo una volpe che gironzolava dalle tue parti e mi è venuta un'illuminazione. Avrei scommesso che se fossi volata via tra le stelle, tu ti saresti preso la mia custodia con il flauto. Giusto come ricordo di quella rompiscatole. E ti ho messo dentro questo biglietto. Ma tu le guardi ancora le stelle? Anche senza di me? Thomas. Pensa che sono nata in Alaska proprio quando la luce del primo sole fa capolino dalla lunga notte polare. Mio padre non era un tipo originale. Mi chiamò Lucia. Mia madre ebbe un'emorragia. Morì. L'ospedale era troppo lontano. Quando avevo 2 anni mio padre mi lasciò con mia zia. Ma prima di sparire dalla circolazione le raccontò che quando avevo appena 1 anno rimasi una notte intera con gli occhi spalancati a guardare l'aurora boreale. Partiamo, Thomas? Dove vai stavolta? Sempre verso sud? No, stavolta no. Va verso nord. Vero, Thomas? Sai, io adesso l'aurora boreale me la posso vedere quando voglio. Ma tu, senza di me, non te la caveresti. Stavolta vado verso nord. Thank you.
passion that drives me.